Benvenuti a tutti e dalla Disco Genesi di Porto Rosa, Stella Giunta, insieme a tutto lo staff e le telecamere di Ora Web TV, è lieta di raccontarvi lo speciale ed esclusivo sabato targato Disco Genesi. Atmosfera, super sound e tanta bella gente sono il mix giusto per una serata all'insegna del divertimento. Più bello d'Italia, due super guest DJ, Joe Bertè e Daniel Tech. Basile, il tutto accompagnato dalle super box di Aldino e Yanex. E siamo qui nel meraviglioso New Elegance Privé ad allietare e far divertire la selezionata platea DJ Greg e DJ Ned. Ma ragazze, qual è per voi l'abito giusto per una serata targata Disco Genesi? Questo. Guardateci, guardateci. Così. Ma siete bellissime, dai ragazze. E siamo qui con Lavinia e Giusy, le bar lady del Disco Genesi. Ragazze, ma qual è il cocktail di tendenza?
Ma sicuramente il Japanese o i pestati. E cosa c'ha di speciale questo coppia? Ma per esempio lo facciamo noi al Disco Genesi, già questo lo rende abbastanza speciale. E poi è un cocktail abbastanza fresco, bevibile sia da chi beve molto forte sia chi no, perché lo possiamo allungare con un po' di Schweppes e quindi diventa più leggero e disselante. Ok ragazzi, lo mandiamo un grande saluto al Disco Genesi. Ciao dal Disco Genesi! E nessuno in Italia alle possibilità che ha il Genesi e soprattutto tutto con tutti, quello che c'è al Genesi non c'è da nessun'altra parte. Grazie per chi c'è e grazie per chi verrà qua a trovarci al Genesi. Grazie a tutti. Grazie. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense sex. Ragazzi, mi date un giudizio finale di questa serata Disco Genesi? Guarda, quando io penso il sabato di dover andare in discoteca penso solo al Genesi, perché il vero sabato notte in discoteca è questo. Non si scappa, è meraviglioso e favoloso, veramente. Tu invece? Però di sicuro. Grazie. Un saluto. Ciao. Ciao. Del Disco Genesi, Daniel Tech DJ. Ciao Daniel, qual è per te quali sono le sensazioni principali che hai quando suoni qui al Disco Genesi? Sinceramente non posso descrivertele perché bisogna viverle, cioè guarda lì. Quindi, cioè, secondo me bisogna viverlo per capirlo, non posso descriverlo. E cos'è per te in generale il sabato targato Genesi? Il sabato targato Genesi posso definirlo solo in un modo, un'esplosione di emozioni, calore da parte del pubblico e soprattutto a livello lavorativo una grande famiglia in cui è impossibile trovarsi male. È già il secondo anno, se sono di nuovo qui c'è un motivo. Che io qui, come in altri locali, però principalmente qui, vedo la voglia di divertirsi della gente, abbandonare gli stereotipi della vita di tutti i giorni e lasciarsi andare, far uscire un po' il... diciamolo in modo brutto, pure il tamarro che è in noi. Quindi magari la ragazza, che ti posso dire un po' più puntigliosa, perfettina, durante la serata qui al Genesi, il sabato Genesi, fa uscire il divertimento che è in lei. Quindi diciamo un'esplosione di emozione. Questo secondo me. Con il sindaco Mario Foti qui alla Disco Genesi di Porto Rosa, un punto di riferimento della movida e dell'intrattenimento qui a Furnari. Cosa rappresenta questa location per questo territorio? Questa location rappresenta un punto importante di incontro per tanti giovani ed era una situazione, un servizio che effettivamente è mancato per tanti anni qua a Furnari, a Porto Rosa. Quindi noi peraltro abbiamo fatto la nostra parte cercando di incentivare e promuovere ogni attività di servizio che può costituire un punto importante per chi d'estate viene nel nostro territorio a Furnari, a Tonnarella, a Porto Rosa per avere delle occasioni di rilassamento,
di incontro, di opportunità di passare tranquillamente le ferie estive e quindi anche di divertimento, con i rischi che ci possono essere connessi alla viabilità, al trasporto, e siamo contenti che restino qua nella nostra zona. Furnari offre intrattenimento, divertimento qui alla Disco Genesi, ma anche arte e cultura. Parliamo del progetto lanciato da quest'anno dell'Arena di Porto Rosa con il ricco cartellone, e quindi un sistema integrato praticamente. Sì, è un sistema integrato perché ogni anno aggiungiamo una tessera importante e fondamentale al mosaico dell'offerta turistica che Furnari è in grado di dare e di offrire a chi si vuole intrattenere nel nostro territorio. Lo scorso anno siamo partiti, avevamo già la presenza della discoteca. Diciamo che noi siamo al centro strategico e importante di un territorio che vede alle spalle, al di là della zona del litorale, c'è Barcellona, Milazzo, che magari si riverserà dalle nostre parti nel periodo estivo. C'è anche la presenza di due grandi strutture alberghiere, che due, tre strutture alberghiere che hanno 500 camere a disposizione e quindi sono piene durante l'estate, ma soprattutto abbiamo anche un entroterra dove durante il periodo estivo c'è la presenza di tante persone che arrivano. La discoteca Genesi è anche il punto di riferimento di tanti giovani che durante il periodo estivo si trovano magari a essere ospiti in questi paesi e quindi viene a, come dire, a concentrare tutta la presenza giovanile appunto al Genesi di Furnari Porto Rosa. Ciao ragazzi, appuntamento sabato prossimo, ciao. Ci vediamo alla prossima, ciao. Dalla Disco Genesi è tutto, buonanotte, un bacio.